io con altri amici e compagni piacentini dirigevamo un circolo di discussioni politiche e culturali a Piacenza e Brainbanti si era segnalato per un intervento, adesso io non so in quale federazione, che aveva fatto un certo rumore e che aveva segnato anche la fine dei suoi rapporti col PC. Sulla rivista Quaderni Piacentini, che io con altri abbiamo fondato nel 62, c'era stato un attacco di Agostino Sanfratello contro Brainbanti che noi non ci spiegavamo. Non pensavamo che dietro ci fossero delle tensioni invece di tipo personale, non ce ne eravamo accorti. Il fratello, Giovanni Sanfratello, insomma, c'era stato questo un grande amore, perché no? Avevano deciso di vivere insieme. Quando la cosa venne subito fuori, allora dicemmo ad Aldo che poteva rispondere come voleva e lui preferì non rispondere. Poi naturalmente Agostino si spostò su posizioni di destra, sempre di più di destra addirittura, insomma, dire cristiane tradizionaliste è troppo poco, perché insomma quasi filo naziste, insomma. In Inghilterra l'omosessualità era un reato. Oscar Wilde fu condannato perché aveva avuto dei rapporti omosessuali con degli adulti, consenzienti.